degli aneddoti di quegli anni, come avevamo parlato, allora, cose giochi senza frontiere con qualcuno particolare. Giochi senza frontiere, Trebic, Repubblica Ceca. Sto camminando in piazza in un mercatino di quelli, di questi posti sperduti dal mondo, perché c'è un sacco di ninnolini divertenti, campanelle di ceramica e cose di questo genere. Passo una scolaresca e a un certo punto uno della scolaresca fa: Ettore! E tutti si girano: Ettore, 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 in cecoslovacco. Ah, Ettore. Io non so cosa dicesse Martina di me, che era la mia collega ceca alla televisione di Giochi Senza Frontiere là sul suo paese, ma essere riconosciuto come uno dei personaggi di Giochi Senza Frontiere a Trebic è stata una grande emozione, devo dire. Ecco, lì mi sono sentito veramente internazionale. Cazzo! Ma perché là... Perché eravate più voci che volti. Sì, appunto. Però io, lei evidentemente evidenziava ed esaltava tutti i suoi colleghi, perché lei era la prima volta che entrava a Giochi Senza Frontiere, ma là, attenzione, là avevano un seguito che superava l'80%, perché c'erano due canali. Da una parte mandavano la genetica delle cavallette del Venezuela e sull'altro canale mettevano Giochi Senza Frontiere. E lì è stata una cosa divertente. E un'altra cosa che di vita vissuta, Radio Monte Carlo. Io per Radio Monte Carlo nel 72 ho fatto una follia. Ho organizzato e ho partecipato come equipaggio italiano per il Principato di Monaco alla corsa offshore più lunga del mondo. Questo non se lo ricorda più nessuno salvo gli addetti. La Londra-Monte Carlo, passando dall'Atlantico, Gibilterra e arrivando a Monte Carlo in 14 giorni. E era a tappe. Siamo arrivati secondi assoluti, primi di categoria. Per cui sono cavaliere del Principato di Monaco per meriti sportivi. E arrivati a Cascais, c'era un equipaggio italiano, veniamo invitati da Sua Maestà Umberto I, Umberto no, non Umberto II, a Villa Italia, dove lui era in esilio. Io stavo con una ragazza che era molto nobile e parente della famiglia reale, lui la conosceva. Arriviamo a Villa Italia, tutti bardati da corsa, quindi con sulle mute, tutti insabbiati, tutti conciati, e lui ci dice: intanto vede lei e fa: cosa ci fai tu qua? E lei dice: sono con lui, è una donna bellissima. E lui mi dice: sedetevi. E c'erano lì questi divani di broccato bellissimi, per cui io dico: maestà, siamo tutti un po' conciati. E lui mi rispose: con tutta la servitù che c'è qui possono pulire dopo. Tu come ti chiami? Ettore. Quando sei nato? Dove sei nato? Milano. Quando? Io sono nato 13/6/1946, cioè il giorno che lui se ne andava via dall'Italia, cacciato, e andava in esilio. E lì ho avuto un flash immediato, una reazione. Non ho osato dirglielo, gli ho detto 20 giugno 1946. Ti sei, hai barato sul... Ho barato, perché come facevo a dirgli: sono nato il giorno che ti hanno fatto menare le tolle. La mattina dopo alle 7 c'era la partenza dal porto di Cascais, perché da Cascais si andava giù a Portimão, e lui arriva accompagnato da Lucifero, che era il conte Lucifero, che era il suo attendente. Viene verso di me e c'erano lì tutte le televisioni, tutte le cineprese che riprendevano. Sì. A che lui dice: cosa stai facendo? Perché lui dava del tu a tutti. E io avevo in mano questa fascia, questa specie di benda di tela che mi mettevo attorno ai fianchi per ammortizzare i colpi. E gli disse: maestà, adesso mi devo mettere questa fascia. E lui disse: va bene, facciamo una roba per il cinema. E lui mi aiutò a mettere, cioè lui teneva la fascia mentre io mi ci arrotolavo attorno, con tutte, ovviamente, le cineprese, ha mollato tutti e sono venuti lì a riprendere Sua Maestà, che mi aiutava a mettere la fascia
Io la chiamavo la fascia dei giovani fascisti, perché mio padre aveva detto quella è la fascia dei giovani fascisti, va bene per tenere insieme la spina dorsale quando prendi tutti i colpi. E niente, quindi questo è uno dei 200.000 aneddoti che ho. Ma senti, con qualcuno che coinvolga personaggi noti, per esempio, non so, Enzo Tortora, con cui hai fatto... Allora, Enzo Tortora, io sono rimasto, diciamo, stupefatto, è un eufemismo, perché lo accusarono perfino di drogarsi. Cioè, Enzo Tortora era uno che aveva degli scatti d'ira perché era sempre molto nervoso. E lui prendeva regolarmente il Valium per stare calmo e per affrontare la gente senza essere troppo, come a dire, reattivo quando discuteva con la gente. Capisci che è il contraltare assoluto di uno che si droga. E oltretutto lui mi incoraggiava molto, mi diceva: Ettore, tu ti trattano male in Rai, perché già all'epoca veniva emarginato, tu devi andare giù a picchiare i pugni sul tavolo, perché gente come te non è che non ne hanno, ma c'è posto anche per uno come te. Non possono farti fare solo Giochi senza frontiere, perché Giochi senza frontiere l'abbiamo fatta tutti, ma hanno bisogno anche di altre persone, di altre cose, e tu sei eclettico, sei in grado di fare altre cose. E questo era Enzo Tortora, quello che effettivamente inventò la televisione commerciale e che, quando gli fecero il mio nome, disse, 1976, andenna subito. Io venivo fuori dalla televisione, dalla TV dei ragazzi. E poi non dimentichiamoci il Portobello, voglio dire, la televisione moderna è nata da lì. Sono rovinato. Io, ecco, non capisco tutti questi flop che fanno. Non possono, nell'immaginario collettivo, rifare delle trasmissioni che sono un'icona di un periodo storico della televisione e di personaggi che l'hanno fatta. Fare il Rischiatutto e fare Portobello è una cazzata mostruosa. Sono stati fatti da quelle persone, sono nella storia della televisione, lasciateli lì, ma possibile che non siete capaci di inventare qualche cosa d'altro? Che rifare quelli? E la gente, siccome non vuole che venga rovinato il ricordo che hanno, preferiscono non guardare e non giudicare, come se non esistesse. Secondo me sì. Cioè, la gente non vuole che venga rovinato, come se uno rifacesse la bustarella, la gente non la guarderebbe, perché gli rovina quello che hanno vissuto e che hanno passato nella storia della televisione con quella trasmissione. Perché mi devi rovinare un sogno dell'infanzia? È come se uno facesse, come quando facevano Biancaneve porno. E perché mi devi rovinare Biancaneve o Cenerentola porno, che... Vabbè, un'altra cosa, sì, però no, il concetto, per il concetto. Sì, no, lei è fatto in un modo. Invece i tuoi difetti, quali sono? Qualche difetto ce l'hai anche tu? Sono un po' fumantino, no? Sì, quando mi incazzo, non mi incazzo mai, ma quando mi incazzo perdo la ragione. Per cui... quando mi incazzo preferisco andare via, perché so che non sono più lucido, e al contrario di quelli che dicono: ah,